da Marta e da Luca della Honky Tonk School di Torino per la quinta lezione di Rockabilly Jive Torino Style. Allora, oggi vedremo il Double Push. Hello everybody, skip to the second half part of this video for the English version. Mi auguro che voi maschietti vi siate allenati bene con il push che abbiamo visto nella lezione precedente, numero 4, perché da oggi le cose cambiano e inizierete a girare anche voi. Vediamo com'è e poi lo spieghiamo e facciamo insieme passo per passo. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Ok, quindi double push perché ci sono due giri, quello femminile come nel push tradizionale, classico, e anche quello maschile. Quindi, vediamo come funziona. Facciamo la nostra solita base. Specifico che per la dama praticamente non cambia nulla, cioè potenzialmente la dama può nemmeno rendersi conto se è un push normale o un double push. La cosa non ci riguarda, sono tutti fatti vostri. Allora, e 1, e 2, e 3, e 4. Fin qua tutto uguale. E 1, anche fin qua tutto uguale, come per il push classico. Ma attenzione a cosa avviene adesso. Mentre la dama sposta il peso sulla destra per girare verso destra, la stessa cosa dovrà fare il leader. Spostare il peso sulla sinistra per girare verso sinistra. Quindi attenzione, gireremo in modo speculare. Io di qua, lui di là, mi raccomando. Tipico errore che viene da fare agli uomini è girare dall'altra parte. Ma ciò non avverrà se vi ricordate di spostare il peso. E anche, pensate anche a questa cosa qua. Immaginiamo di spingerci a vicenda e di girare. Non pensate a prima do l'indicazione alla dama e poi giro io, perché anche in tal caso vi verrà o da farlo dall'altra parte il giro oppure comunque sarete fuori tempo. Quindi pensiamo proprio a far funzionare una collaborazione di coppia, ci si spinge a vicenda insieme, così si arriva insieme ed è tutto con lo stesso ritmo. Dicevamo, sull'1 abbiamo aperto la mano, sul E 2 si sposta il peso sulla sinistra per l'uomo, sulla destra per la dama, mentre ci si spinge a vicenda. Bounce, bounce, 3. Da qua in avanti tutto uguale a prima, rientro della dama e 1. Ovviamente vale per l'uomo quello spiegato per già nel tuck turn per la dama, ossia anche l'uomo quando gira dovrà mantenere il bounce. Altrimenti se va così arriverà in anticipo rispetto alla dama e non solo, andrà proprio, cambierà il ritmo del ballo, del passo base. Quindi il bounce c'è sempre. E dove cade? Di nuovo spieghiamo, e uno e parto e arrivo, questo era il 3, rientro e 1. Ok, quindi adesso lo facciamo di nuovo di seguito e poi anche dall'altro lato. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1, apro e ci spingiamo e 3 e rientro e 1. Dall'altro lato. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1, apro, ci spingiamo e 3 e rientro e 1. Ok, allora proviamo con la musica. The double push. So I hope you have practiced the number 4 lesson about the push, and now we can see the double push.
one and two and three and four and one and two and three and four and one. Here we are. So, the man will turn. Okay, let's see how. One and two and three and four. And one, open your hand the same as we did for the normal push. But now you have to, man, change your weight on the left foot as the girl has to change her weight to the right foot. The girl has turned at the same to the right, but the man has to turn to the left. Okay, so that's the way. It's important to change your weight and to think that we are pushing together. Don't think to push first the girl and then you, because you will make the mistake to turn in the wrong direction. So, change your weight, turn and three, and return of the lady, one. Basically, for the girl, it's the same of the normal push. Man, you have to turn, making the bounce like the girl, because if you don't, you will arrive earlier before the ladies. So, if you don't do this, it's something weird. Yeah, so keep your bounce and go and free. Okay? Move and bend your knees. I think it's... We can dance. Okay, I will show you without the music, just with the count from this side and the other. And one, and two, and three, and four, and one, and turn, and three, and return, and one. From the other side, and one, and two, and three, and four, and one, and two, and three, and four, and one. Let's try with the music.